A tutti voi il mio saluto cordiale e fraterno, ma anche un augurio speciale fatto di cuore. Siamo nella festa dei santi. L'augurio è diventiamo santi veramente tutti. Questa c'è scritto in una pagina stupenda della Bibbia, una lettera di Paolo. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. E già nell'Antico Testamento si diceva: siate santi perché io sono santo. I primi cristiani si definivano santi. Quando San Paolo scrive alle varie comunità, dice ai santi che sono a Roma, ai santi che sono ad Efeso. Il Concilio Vaticano II, nel documento, nella Costituzione dogmatica, veramente stupenda, sulla Chiesa, c'ha un capitolo che è da leggere, meditare e pregare: la vocazione universale alla santità. E vedremo fra poco che i santi ci sono in ogni tempo, i santi ci sono in ogni luogo, i santi sono santi in ogni età e in ogni situazione umana. Allora non esiste un luogo, un tempo, una situazione in cui non devi diventare santo. Il nostro padre fondatore, Padre Leon, che ci auguriamo quanto prima venga davvero, essendo stato già riconosciuto beato, venga proclamato beato, diceva: qualcuno dice io non voglio essere santo. È un proposito triste, terribile. Tutti dobbiamo essere santi, ma allora chiediamoci come lo si diventa. Ci mettiamo in ascolto del Santo dei Santi, di Gesù, che conosce la strada, l'ha vissuta e ce la comunica. Ascoltiamo dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Ecco, questa volta abbiamo ascoltato, ma io ho anche letto questa parola di Dio che ci deve penetrare dentro. Se voi mi dite, c'è una pagina che da amare in un modo particolare? Questa pagina, le Beatitudini. Chiesero a Gandhi, questa grande anima che il mondo intero ama e venera, certamente un santo, non un santo cristiano, ma un santo dell'umanità. Dice, quale fosse, chiesero appunto a quest'uomo, quale fosse la pagina più bella mai scritta in tutti i tempi? Le Beatitudini, fu la sua risposta. Allora, come io voglio diventare santo, voi volete diventare santi, come si diventa santi? Vivendo queste otto beatitudini, che sono
l'immagine più bella, più vera, più reale di come è vissuto Gesù, di come ha vissuto la Madonna, di come hanno vissuto i santi e i martiri. È vero, Gesù le ha vissute tutte in un modo divino, la Madonna in un modo eccezionale. I santi hanno vissuto più una beatitudine dell'altra. Non sono Gesù, non sono la Madonna, ma la strada, la via sicura rivolta a tutti per diventare santi è vivere le beatitudini. Beati i poveri, di essi è il regno dei cieli. Cioè se tu, povero, cioè ti affidi a Dio, povero, ti riconosci come Zaccheo, che abbiamo meditato qualche giorno fa nella 31ª domenica, se tu come il pubblicano batti la mano sul tuo petto, sul tuo cuore e dici: abbi pietà di me, peccatore. L'altra domenica, se tu come la povera vedova che aspetti giustizia, salvezza da Dio, e possiamo citare ogni pagina del Vangelo, se tu veramente ti riconosci povero, incapace, umile, ti affidi a Dio, cioè la tua vita la vivi come Dio ti dice, e quando non hai la forza, come un mendicante umile ma sereno, chiedi a Dio la forza, Dio ti indicherà la strada, Dio ti darà la forza per seguire questa strada. La Madonna come si è definita? La povera di Yahweh, l'umile serva del Signore. Questo è la prima, vera, fondamentale beatitudine. Ma per vivere bene il Vangelo, ultima di queste 8 beatitudini, beati voi quando vi perseguiteranno, mentendo diranno ogni sorta di male, ma voi resterete fedeli, vostro è il regno dei cieli. Quindi la santità, il regno di Dio, entrare nella gloria del paradiso è fondata sulla povertà, sull'affidamento totale a Dio e anche essere disposti a soffrire. Mi piace, devo, sento il dovere di doverlo dire, in questi giorni, grazie a Dio, il 5, quindi fra qualche giorno in Albania verranno proclamati, riconosciuti tali 39 martiri della persecuzione del secolo scorso, sotto quella dittatura orribile di Enver Hoxha, 1944-1991, e tra di loro, tra questi 39, c'è una ragazza ventenne, morirà a 22 anni, martoriata, ridotta a niente, sfigurata, tant'è vero che i parenti, i suoi conoscenti, incontrandola nel carcere e poi nell'ospedale, la scambieranno per una vecchia, 20 anni, una vecchia, decrepita, e chiederanno: ma tu chi sei? E lei dirà: sono Maria Tucci. Ma dirà morendo: io muoio libera. Aveva conservato la fede, aveva nella sua povertà gridato a Dio di aiutarla ed è diventata un segno eroico per tutti noi. Quindi si diventa santi se, come le beatitudini davvero ci propongono, riconoscendo la nostra povertà, ci affideremo a Dio e anche sotto i tormenti, speriamo di no, siamo tanto deboli, resteremo fedeli a Dio. C'è un'altra beatitudine a metà delle 8, beati i puri di cuore, questi vedranno Dio sulla terra e nel cielo, cioè quelli che non hanno sottintesi, possono anche peccare ma chiedono perdono, che ti guardano con verità, che vedono la vita senza cattiveria, senza interesse, senza egoismi, senza gelosie, senza invidie. Beati i puri di cuore, occhi puri, cuore puro, mani pure, piedi puri, cioè una vita vera, una vita, uso una parola mia, trasparente, dove non c'è una nuvola, dove non c'è un pensiero sbagliato, dove non c'è un interesse camuffato. Beati i puri di cuore.
Le altre beatitudini ci portano poi a cercare ogni bene sulla terra: la giustizia, la pace, la misericordia, l'amore. Non possiamo passarle tutte otto in rassegna, ma quanto tu, nella tua povertà, ti affidi a Dio e è purificato, perdonato, pieno della misericordia di Dio, vivi nella verità, nella trasparenza, nella libertà. Dio ci ha fatti liberi, restiamo liberi, liberi dalle cose, liberi dai giudizi degli altri, liberi dal successo, liberi dai piaceri, liberi, liberi come uccelli che volano nell'aria, inebriati nella sera, mentre c'è il tramonto del sole e quei raggi di sole ti fanno rilucere e diventi anche un richiamo per tanti. Ecco, se siamo veramente liberi e cerchiamo il bene, di questo cercare il bene, mi piace sottolineare, lo faccio tante volte, quella della mitezza. Beati i miti, perché possederanno la terra. Non è la violenza, non è la guerra a Mosul, la guerra in Siria, in Nigeria, in Sudan e in tante altre parti, non è la violenza che cambierà il mondo, ma la mitezza. Prima citavo Gandhi, ma posso citare Papa Giovanni Paolo II, Martin Luther King e tanti altri missionari uccisi mentre portavano il bene, i santi martirizzati che pregavano per i loro uccisori. È la mitezza che veramente cambierà la terra e porterà sulla terra un'era nuova, un po' di paradiso, un po' di anticipo di paradiso. Vogliamo diventare santi? Viviamo le beatitudini. Un'altra domanda, e mi rifaccio alla prima lettura: ma come queste miliardi di persone che sono nel cielo sono arrivate in cielo? Hanno avuto anche loro le tentazioni, hanno avuto anche loro i momenti sbagliati, hanno avuto anche loro le loro crisi, la difficoltà di fede, di speranza, di carità. Allora, in una visione stupenda che San Giovanni ci descrive, una voce che è la mia, la tua, quella di tutti, dice: Signore mio, ma questi come fanno ad avere gli abiti bianchi, la corona della vittoria, ad essere nella gioia del cielo? E la voce risponde: anche loro sono passati nella grande tribolazione della storia, della vita, ma si sono abbeverati, hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello, cioè hanno trovato forza nei sacramenti, nel battesimo, comunione, confessione, eucaristia e tutti gli altri sacramenti. È il sangue di Dio, è la forza potente di Dio diventato Gesù, fatto uomo, che ti dà la capacità di vivere da Dio, di vivere le beatitudini come Dio le ha vissute. Ed è bello vedere nella storia dei santi, ma io potrei dire nella mia storia di sacerdote, quante anime eroiche che trovavano la forza nella comunione, nella confessione, nella preghiera. Si può essere santi, non desiderate di diventarlo con una statua in una chiesa, anche perché costano parecchio le statue. I processi di beatificazione, e lasciate un bel gruzzolo di soldi, non desideriamo di diventare questi santi, ma santi veri, santi nella famiglia, famiglie sante, sacerdoti santi, giovani santi, ragazzi santi. È bello vedere come anche dei ragazzi, dei bambini hanno amato la santità, l'hanno vissuta con eroismo totale. È una festa tanto cara, è una festa che ci deve stare a cuore. Poi la sera stessa, il giorno dopo, ci recheremo ai cimiteri. Niente paura, niente paura. Nei cimiteri c'è luce, ci sono fiori, c'è speranza. I morti non sono lì, lì sono pochi resti. I morti vivono nella luce di Dio. Quando verrà la nostra fine, non sarà la fine, ma avremo raggiunto il fine per cui siamo nati, per cui Dio ci ha messi al mondo. Ma a questo fine dobbiamo prepararci. E la vita dei santi che abbiamo appena ricordato ne è un esempio. Io ti direi, tu hai un nome, io mi chiamo Luigi, tu ti chiami Ruggero, tu ti chiami Barbara, tu ti chiami, ognuno nel suo santo ha un modello perfetto da seguire, ma col modello ha un protettore, una protettrice che lo accompagnerà in questo cammino. E al di là dei santi di cui portiamo il nome, che conosciamo, c'è Maria,
la madre dei santi, la regina del cielo, che se la invochiamo ci continuerà a condurre per mano verso una vita veramente cristiana. Ci saranno ancora guerre, violenze, peccati, sopraffazioni, ma la nostra luce, con la luce di Dio, diraderà per sempre le tenebre e sarà gioia piena, gioia vera, gioia eterna. Auguri di santità a tutti voi.